Ferragosto da record nella nostra città. Ci sono tantissimi turisti italiani e anche stranieri che hanno deciso di trascorrere il Ferragosto a Napoli in questa giornata calda, però calda anche di affetto e di accoglienza, di capacità di accoglienza che la nostra città dimostra. Ho fatto il tradizionale brindisi di Ferragosto con i turisti e ho ascoltato persone veramente entusiaste della visita a Napoli, del soggiorno a Napoli, persone che ormai restano anche più delle 4 notti che consideravamo un record di pernottamento. Dei turisti triestini mi hanno detto che stanno qui già da una settimana e saranno ancora per qualche giorno. Un brindisi nel caffè Gambrinus, lo storico locale anche oggi affollato di turisti come del resto tutto il centro storico, e poi la visita dell'assessore al turismo Teresa Armato continua incontrando i visitatori dell'Infopoint di Piazza del Plebiscito, a testimonianza della presenza dell'amministrazione nel giorno di Ferragosto in città. Noi prevediamo che in questo weekend di Ferragosto siano più o meno 150.000 i turisti che sono arrivati. Ho sentito gli albergatori, ho sentito i proprietari di B&B. È una città nella quale non solo si trovano tanti nuovi servizi, penso per esempio, per dire il più recente, al sottopasso che parte dalla stazione marittima e arriva fino alla linea 1 della metropolitana, arriva nel pieno centro della città e davanti al quale abbiamo messo un nostro infopoint, poi ce n'è uno qui, ce ne sono altri nel centro della città e anche uno al Vomero. Sono infopoint assolutamente riferimento per tanti turisti e per tante turiste che ci sono nella nostra città e che non solo vogliono conoscere più approfonditamente le bellezze, i beni monumentali, quelli storici, quelli archeologici per cui la nostra città è nota, ma anche i luoghi nei quali si mangia, perché a Napoli si viene anche perché c'è dell'ottimo cibo, e anche sapere gli eventi che noi organizziamo. Come Comune di Napoli, sia assessorata alla cultura che assessorata al turismo, abbiamo organizzato moltissimi eventi. Stasera per esempio il tradizionale concerto di Ferragosto lo terremo nella chiesa, nella bellissima chiesa di San Giacomo a Piazza Municipio, chiesa che purtroppo non è sempre aperta, ma che stasera aprirà le sue meraviglie ai tanti che spero accorreranno ad ascoltare il concerto.